Inizia l'ultimo giro, Cervellin, grazie alle due sbavature, guadagna qualche metro, ma ora c'è un lavoro da compiere per Cervellin. Il lavoro è quello di superare tre piloti più lenti che sono davanti. Le bandiere ci sono state, hanno segnalato ad Arvini, che è stato un buon protagonista di gara 1, e guardatelo, è stato uno dei migliori in gara 1, adesso si trova doppiato, quindi la difficoltà del tracciato e si mette in evidenza. E Cerve è passato tranquillo, invece ha perso tempo Ivo, che è arrivato a cannone nella serie delle Wave, ma ormai direi che lo spazio è troppo. Questo ha gli stessi colori di Ivo Monticelli, ma è Luca Moroni che si è presentato qui come leader della classifica over 21. Intanto con Cervellin che va a percorrere il tratto centrale dell'oasi del Mediterraneo, Monticelli di traverso, non molla, anche se ormai c'è meno di mezzo giro al traguardo, non smette di crederci, ma ora dovrà farlo gioco forza, perché no, è ritornato sotto in maniera molto veloce, però ormai di metri ce ne sono pochi e Non so dove troverà né le energie, la velocità e lo spazio di attacco ancora di traverso per cercare di cambiare la linea dalla traiettoria. E ora le ultime curve per il leader della gara, ancora dei doppiaggi su Furbetta, si fa largo Monticelli che ha davanti, non so dove si è passato! Direi che è visibilmente soddisfatto Ivo, affaticato, e il Cerve invece che sbuffa, ma ci sta, è deluso. E sappiamo che ha dei problemi, vediamo se le dita sono scocciate insieme. No, non mi sembra, però direi che Cerve non è uno che molto si abbacchia molto, invece questa volta ha accusato il colpo.